Spostiamoci a sud, ma rimaniamo nello stesso continente, anche se andiamo nell'America Latina, andiamo in Cile, che è uno dei grandi protagonisti della scena vinicola mondiale, a livello di volumi e anche a livello di qualità. Mi sembra 3 anni fa la famosa classifica Top 100 Wine Spectator fu vinta da un vino cileno. Fu una sorpresa, diciamo, per noi americani, per noi italiani, ma negli Stati Uniti, sui mercati mondiali, anche in Inghilterra, in realtà il Cile ha un suo ruolo, una sua posizione piuttosto stabile. In particolare il Cile però ha una scena molto diversa dalla nostra, cioè se ci siete stati o comunque avete idea di come ha fatto il Cile, ci sono delle territori enormi, grandissimi, piantati a vigneti, e la stessa azienda che assaggiamo stasera, appunto Concha y Toro, ha una produzione sterminata che veramente è pari, cioè, da sola vale, non so, un terzo quasi di quello che riguarda che facciamo in Italia, cioè dei volumi veramente enormi, con varie etichette distribuite su varie linee di prodotto, varie fasce di prezzo, con questo vino famoso, appunto, Don Melchor, che è la loro selezione di Cabernet Sauvignon più pregiata. Però senza arrivare al Don Melchor ci sono tanti prodotti molto interessanti, quasi tutti varietali. Deve pensare che ovviamente, anche se il Cile ha, tra virgolette, adottato il Carmener come vitigno nazionale, in realtà anche il Carmener, che lo assaggeremo in piccola percentuale del vino successivo, viene anche quello dalla Francia. Quindi in realtà sono tutte uve che vengono dall'Europa, più o meno diffuse nell'America Latina, che ognuno ha trovato il proprio habitat ideale. In particolare il Cile, ovviamente non lo pensate come una regione, a parte che è lunghissima, quindi ci sono da deserti assolati fino alle nevi, insomma quasi giù in Terra del Fuoco, quindi ci sta un po' di tutto. La zona più intensamente coltivata a vite è la zona, appunto, vicino a Santiago del Cile, che è la zona più comoda in realtà, perché poi il problema di questi grandi spazi sono proprio i costi della coltivazione, perché a volte si arriva ad altitudini e a zone dove non piove mai, quindi irrigazione a pioggia, però zone come succede anche in Argentina, dove si ottengono dei vigneti, dei risultati molto molto particolari. In questo caso invece è un prodotto Cabernet Sauvignon della linea Casimiro del Diablo, come leggete nel librettino è il nome che Don Melchor, diciamo leggendario fondatore della cantina Concha y Toro, decise la sua azienda già abbastanza grande di cominciare a tenersi una parte delle uve per sé e tenerle in una cantina che lui chiamava la casa del diavolo, per diffondere l'idea che ci fosse il diavolo, gli spiriti, e quindi, diciamo, i contadini non ci andassero a prendere quel vino e quell'uva lì. Beh, probabilmente ci è riuscito, perché, diciamo, poi nel corso degli anni questi vini hanno acquisito, per quello che è la media della bottiglia cilena, un prezzo, diciamo, abbastanza elevato, e quindi già questa rappresenta una linea, se non di premium, ma comunque di livello qualitativo sempre molto alto. Cabernet Sauvignon è l'uva probabilmente più famosa al mondo, è l'uva degli grandi Chateau bordolesi del Médoc, quindi quella che sta alla base dello Chateau Latour piuttosto che lo Chateau Lafite, che è il vitigno diciamo che ha un carattere suo personale molto riconoscibile, cioè queste note che vanno dal peperone al mirtillo alla frutta di bosco, con delle note a volte pepate, è molto riconoscibile, è meno dolce del Merlot, è un pochino più austero, quindi diventa anche immediatamente più elegante, no? Non dà mai troppo nel dolce, anche se, e soprattutto in pochissimo tempo da quando ho cominciato a piantarlo, in qualsiasi regione del mondo fa un vino perlomeno accettabile, poi quelli veramente buoni sono pochi, ma come sempre, ma perlomeno un vino buono ve lo garantisce tutto il mondo. Quindi un'uva che fra l'altro deriva il suo nome proprio da questo odore un po' tipo di carbone, di affumicato, no? Il nome che gli davano sembra che la dice Cabernet derivasse un po' da questo profumo, un po' di carbone che aveva perlomeno qualche tempo fa. Questo appunto c'è anche una dose di legno abbastanza chips o non chips, non è dato saperlo, ma comunque gli dà questo tocco tra la vaniglia, la tostatura, un po' di caffè, un po' di cioccolato, che lo rende, diciamo, più interessante per l'abbinamento sulla carne, lo rende, va oltre la frutta, dandogli una componente speziata interessante. In bocca è un vino sullo stile del Pinot Nero, no? Sentite, non ha spigoli,
ha un po' di tannino, va giù benissimo, lo potete bere anche leggermente fresco, abbiamo servito qualche grado più del Pinot Nero, però anche questo se lo abbassate 2 o 3 gradi non succede niente, anzi il tannino praticamente ce n'è molto poco, però un pochino c'è, l'alcol misurato, rotondo, media freschezza, bel colore, profumo, è un vino diciamo, forse può essere un po' scontato, però diciamo non è che promette nulla che poi non mantiene, in realtà un cabernet è pulito, fatto bene, anche questo è un prezzo diciamo interessante, si capisce che è il cabernet di una zona non freschissima, si capisce che non è francese, però magari nemmeno toscano perché avrebbe un tannino un pochino più aggressivo, quindi probabilmente potrebbe essere sì, nuovo mondo, no? Quindi magari forse Australia, magari, però volendo qualche idea del vino del cabernet sudamericano lo può avere. Fermo restando che ovviamente su questa linea di prodotto l'idea di come deve essere piuttosto che come viene dal territorio ovviamente è prevalente, perché sono prodotti che hanno una certa specificità. Ciononostante, ancora una volta, trovare un cabernet sauvignon tra virgolette così tipico, in un certo senso didattico, senza difetti, così piacevole, non è così facile come sembra su questa fascia di prezzo. Adesso se potete abbinate con un po' di questo o il bicchiere Riesling, ma sarebbe meglio quello del Pinot Nero, perché Riesling c'ha quella nota che rimane tanto, così vi posso versare l'ultimo bicchiere.